Questa fa lo 0-100 in 3,6 secondi. Sì, è praticamente una GT. A trazione integrale. 1850 kg. Tanta roba, eh. È tanta roba. Modalità M1 l'abbiamo messa in Sport, non in Sport Plus. Il cambio è in D, D3. È una configurazione che non è estrema per queste strade meravigliose, però abbiamo un rettilineo lungo. Molto lungo. Che 510 facciamo? Cavalli, 65 kg di coppia. Che facciamo? Guarda, ce l'ho la definizione. Questo è un Frecciarossa 1000. Delle M moderne, Matteo Torrisi comprerebbe questa perché le trovo un senso. Bentornati su Officina del Pilota. Ringrazio Stylish Rent, che è una società di noleggio di auto premium che ci ha offerto questa meravigliosa BMW M3 Touring. Loro operano in tutta Italia e fanno noleggio a breve termine. Consegnano le vetture 7 giorni su 7, 24 ore su 24, dove il cliente vuole. Attraverso il mio canale scopriremo tutti i modelli che hanno da offrire. Se avete voglia le potete affittare, quindi segui assolutamente la loro pagina Instagram. In descrizione ti lascio anche il loro sito. E poi mettiti comodo, mettiti le cuffie e iscriviti al canale. Ragazzi, guardate tantissime volte i video e non vi iscrivete al canale. È gratis e a me dà una mano incredibile. Iscrivetevi. Buona visione. L'ho guardata fuori, così come guardo fuori tutte le auto sportive, ma in generale tutte le auto moderne, no? Hai visto, Matteo, si sono ingrandite, si sono appesantite tutte le auto moderne. Questa è veramente tanta macchina, no? Rispetto alle M3, quelle di un tempo, quelle che urlavano con gli aspirati, più composte, più semplici da capire, soprattutto all'inizio. Però, mamma mia, Matteo, questa 1850 kg, già da questa accelerazione fai capire che proprio non... Ma dove stanno questi 1850? No, non li senti, è vero, non li senti. E ti dirò, quando ho guidato la M2, l'ultima, che pesa 1750 kg, non l'ho trovata tanto diversa rispetto a questa come dinamica. Questa è la prima M a trazione integrale e a sola trazione posteriore. Sì, ha un X-Drive fantastico perché ti consente sia di guidare quattro ruote motrici sport, trazione posteriore, anche se, lo vedremo tra queste curve, questa configurazione, questo telaio sembra spinto naturalmente in qualsiasi condizione di dietro. L'avantreno sembra un avantreno libero, esatto, effettivamente. Esatto. Pochissimo sottosterzo, la sensazione è quella. Vada bene, possiamo guidare a due ruote solamente disinserendo il DSC. Ho notato che dal punto di vista dell'interfaccia è molto intuitiva. Abbiamo due pulsanti rossi sul cruscotto che sono M1, com'è Matteo? M1 e M2, che di fatto sono una configurazione ideale di chi la guida. M1 e M2. È come se tu mappassi la macchina attraverso un semplice click. Due mappe diverse, anzi tre, perché hai la configurazione da città, comoda, famiglia, bimbi, moglie, la M1 che è la mappa un pochino più sportiva, adesso poi faremo vedere come l'abbiamo settata in base ai nostri gusti, e la M2 che è quella un po' più aggressiva, con la quale potremmo anche entrare a fare qualche turno in pista. A differenza della sola trazione posteriore, che senti che slitta leggermente quando cambia marcia, questa è più reattiva, ha più trazione, perché la X-Drive praticamente riconosce il tipo di sollecitazione che dai e quindi trasferisce istantaneamente coppia anche all'anteriore.
Sì, c'è tanta trazione. Il sistema, attraverso una serie di sensori, registra lo stile di guida che stai adottando, ok? Come con sensori di accelerazione, frenata, sterzo, giri motori, bla 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 bla, e quindi decide come gestire la trazione. L'MX Drive è un po' questa pozione magica, ok? Che rende la Touring così neutra. Questo ripartitore di coppia all'uscita della scatola del cambio, questo ripartitore che è collegato ad una frizione a controllo elettronico, è il sistema che decide di come trasferire potenza all'avantreno e al retrotreno. Non solo, con i differenziali elettronici che per ogni singola sia in avantreno che in retrotreno, che a loro volta decidono quanta di questa potenza, quanta di questa coppia trasferiscono sulle ruote. Malgrado stiamo andando verso una grande rivoluzione che sappiamo benissimo qual è, cioè una elettrificazione sempre più spinta della produzione, ci sono marchi che non derogano alla loro tradizione, al loro heritage, e anzi ti propongono un prodotto meravigliosamente sportivo, sufficientemente estremo, ok? Altro che. Senza snaturare quello che sono. Sì, 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 e quello, no, certo, che saranno. Ti e dico, ho ritrovato con questa Touring l'amore per le M. Io sono un appassionatissimo, vengo da una M3 e 46 Marco, anche la N92 mi piacque da morire. Sulla M2 che ho portato sul canale, no, diciamo, ecco, non sono proprio impazzito di gioia, ma qui Marco ritrovo proprio quel gusto nel guidare, il piacere di guida, BMW, questo è il loro slogan. Sì, sì, assolutamente. Marco, tu non avresti visto comunque nella divisione M almeno un prodotto sotto i 1600 kg di quelli moderni? Allora, le macchine, tutte le produzioni, tutti i costruttori, per, ringraziando il cielo per la sicurezza, ok? Per gli ADAS, per le mille esigenze che la tecnologia impone quasi e richiede perché lo vuole il mercato, alla fine le macchine si stanno ingrandendo. Se tu vai a prendere la Nissan Micra, passiamo un altro marchio, oppure una Clio, prendi una Clio, prendi una 500 e la vedi vicino alle originali, vedi, sono 10 volte più grandi. Cioè le macchine, ma anche una Modus, rimanendo in Renault, Captur, una Golf, prendiamo una Golf, come è cresciuta, la Porsche, come sono cresciute le dimensioni. Le macchine crescono di dimensioni. Crescere di dimensioni vuol dire crescere di peso. Il concetto è che la tecnologia, la capacità di creare dei setup focalizzati, molto ordinati, molto puntuali, molto piacevoli, la gestione elettronica dei motori a livello di progettazione, cioè come andrò a far erogare la potenza della coppia, compensano ampiamente questo. Ma tu 1800? Sì, 1850 e la macchina era agilissima. E come si muoveva tra le curve? Si muoveva bene. Ti faccio un'altra domanda. Appena siamo arrivati in cima, tu mi hai detto: Matte, i controlli non si sono mai accesi e stavi andando allegro. Sì. Sì. E come mai non si sono mai accesi? Come mai? Perché io non mi sono meravigliato, perché è la progettazione della macchina. È un pregio. Cioè, è un pregio. Cioè che la macchina è progettata bene. Io ricordo all'inizio degli anni 2000, quando incominciavamo a guidare con Evo gli aerei, porca miseria, entravi in curva, l'albero di Natale, si accendeva tutto, la macchina si bloccava. Intendiamo dire delle auto molto veloci. Molto veloci. La macchina si bloccava. Perché? Perché c'era un disallineamento tra ciò che un reparto può darti in termini di potenza e ciò che un altro reparto non può darti in termini di controllo dello chassis, e quindi c'era l'elettronica che andava a compensare, siccome portavi lo chassis subito al limite, Matteo, l'elettronica partiva. Oggi le casse, le cinematiche sono tutte a livello della potenza che devono, che devono gestire. È una confusione, perché questa macchina sta in sinistra qua. Ti assale i sensi. Lo so, sta in sinistra qua. Va come un treno freccia russa. Ok, sassi. Questa è una staccata di seconda marcia. Oh, prego Marco, la dobbiamo riportare sana.
Tantissima roba. Occhio che questa anche più chiude qua. Ma quei sassi. No, no, no. No, la macchina va. È libero l'avantreno o è preciso? O tutte e due? Io non ho registrato nessuna criticità, nessun intervento, ok, per mantenerla in carreggiata, cioè di perdita di stabilità, mai. Oh! C'è un avantreno che... Madonna. No, allora ti confermo che il sottosterzo... proprio non c'è il sottosterzo. Ma neanche quando rilasci. Cioè tu ti puoi permettere il lusso di telegrafare un po' sul gas, perché non conosci la strada, non sai come si sta sviluppando, e la macchina rimane lì. È facile. Si è esaltata in quella strada, proprio perché non avremmo potuto comprenderla ad apprezzarla pieno in un trasferimento autostradale, in una percorrenza di un viadotto a 130-140 all'ora, cioè, perché ok, sta molto dentro, sta molto giù, va benissimo. In queste strade dove le curve sono molto sincopate, no? Entro a lunghi, brevi, sì, sinistra, destra, transitori, va, è un aereo. Non solo non abbiamo mai registrato una crisi, ma abbiamo visto che è impressionante, cioè non c'è un sottosterzo, non abbiamo mai. Ma anche volendolo, provando a innescarlo, niente. Qua non è mai entrato mai. Nessun assistente, niente, non mi ha mai tagliato niente. Renditi conto cosa vuol dire la differenza tra le posteriori, anche che in curve così strette, dai Marco, un pelo di gas in più, come dato te, si attivavano i controlli 100%. E questo cosa vuol dire? Che è una macchina perfetta, progettata come Cristo comanda. Posso dirlo? Dietro il significato delle soluzioni tecniche c'è il rispetto di un manifesto, di un modo di essere, che BMW non vuole assolutamente, come dire, abbandonare. Cioè, quando tu costruisci negli anni un posizionamento fatto di sportività, cura, attenzione al dettaglio, grande tecnologia, ricerca mai finalizzata, mai fine a se stessa, ma finalizzata a cosa? Al piacere di guida. E tu hai alzato così tanto l'asticella che non ti puoi più permettere di produrre qualcosa che non sia di quel livello, perché sennò il tonfo è grande. Marco, ascolta, questa è una macchina con 65 kg di coppia e 510 cavalli, che la metti in mano anche a clienti facoltosi, ma che non sono magari esperti nella guida. Sì. Capisci che da gestire 510 cavalli non sono pochi. Quindi la sicurezza che offre una 4WD è importantissima sotto questo aspetto. Il gioco per noi che invece amiamo anche un po' fare qualche traverso, entrare in pista e mantenere quella che è la tradizione di BMW, quindi la trazione posteriore, con questo modello, nella fattispecie M3 Touring, noi possiamo farlo. Andiamo in 2WD e abbiamo le due macchine, abbiamo la sicurezza e anche la guidabilità, il divertimento e il fascino di una trazione posteriore. Sì. Sterzo elettrico servotronic. Cambia il carico con l'aumentare della velocità? Come ti è sembrato? Allora, il servotronic, il sistema servotronic, sì, è un sistema che ti consente di essere, di avere un'esperienza tattile, un'esperienza di utilizzo molto fluida in città, molto morbida, ok? In funzione del ritmo di guida, in funzione dei profili che tu vai a settare, cambia, diventa un po' più consistente. Diciamo che all'inizio non mi è piaciuto tanto, perché era molto preciso, molto, però troppo fluido. Poca resistenza agli input che gli vai a dare. Hai detto anche con un mezzo grado girava molto troppo. Sensibile ai piccoli angoli, sì, molto sensibile ai piccoli angoli, che va benissimo quando io sto in città, soprattutto con quelle dimensioni là, sì. Ok? Con i pesi che stanno in ballo, in gioco, ok? Bene.
siccome questo è un, come mi pare di averlo, abbiamo visto, abbiamo detto, l'abbiamo definito un Frecciarossa 1000, no? È un treno ad alta velocità. È chiaro che io, a me piacerebbe avere più resistenza, ok, agli input quando sto guidando in un certo modo. Questa resistenza c'è, cambia, ma non arriva ai livelli che io apprezzo. Okay. Però c'è da dire, l'abbiamo anche detto, che lo sterzo rimane di una efficace, di una trasparenza assoluta. Sì. Quindi è una questione di semplicemente abitudine. Abbiamo parlato, credo, poco durante il test drive. Infatti ci rilasciamo qui per raccontarvi un po' cosa pensiamo del convertitore di coppia. Borbotta! Certo, un doppia frizione mi divertiva un pelo di più. Mi sembra che sia molto pronto ai medi regimi o regimi. Bella. Senti, tu ieri mi avevi detto, cambiando, che non gradivi molto questo calcetto che si prendeva, no? A me piace tantissimo. La spinta che dà quando cambi. Sì, a me piace tantissimo. A me piace tantissimo. Sono quelle piccole deroghe al comfort che ti fanno sempre ricordare in qualsiasi momento dove tu hai il culo. Ok. Su che tipo è di vero, macchina sei seduto. È vero. Ok? Una M non è che una Rolls Royce, ok? Quindi voglio dire, va bene così. In scalata invece cosa succede? Allora, guarda, io mi sono fatto un giro per vedere un po' di giudizi, soprattutto dei colleghi giornalisti, sia italiani che esteri. Ho trovato delle note su comunque una sua latenza. Cioè, il convertitore di coppia non è un doppia frizione, quindi un minimo di latenza tu la devi mettere in scalata. No, latenza in scalata, latenza in generale, la devi mettere in conto. Senti, io ti posso dire una cosa. Sì. Più volte abbiamo chiamato questo cambio e ha risposto sempre presente. Quindi io che ti devo dire, Matteo? Sì, è vero. Certamente in scalata non mi è sembrato latente. Quello che mi ha conquistato è quella botta, quel calcetto in culo che ti dà tutte le volte che cambi in race o in sport. Che lo senti, è molto presente. Non è confortevole per un certo tipo di clientela. Lo puoi impostare? Vedi che ci sono questi tre livelli di cambiata. Ora sono al livello più basso. Proviamo ad andare sul più alto. Ah, è vero, perché ci c'è sta anche la modalità pulsantino. Comfort, poi volendo, sì. Il pulsantino con le tre velocità, e quindi io ho visto che quando hai alzato il ritmo funzionava come tanto. Soprattutto come tutte le M, più le tiri il collo più reagisce positivamente a quegli input di guida aggressiva, ma non solo, ma questo è proprio M, non cambia mai il suo comportamento. Sì. Cioè, ci sono macchine anche moderne, ci sono prodotti, ci sono oggetti che funzionano benissimo fino a un certo ritmo. Da un certo ritmo in su diventano un po', ti fanno venire tanto un po' i brividi. Sì. Sulla Supra MK5, guidi al 60%, sembra che va in maniera perfetta. Come spingi un po' di più, che vuoi aggredire un po' la strada, la macchina cambia carattere. Sì. Ti mette un po' soggezione. Sì, sì, certo, assolutamente. Stai dentro una trazione integrale e mentre stai guidando e dice: Madonna, mi sembra veramente una trazione posteriore, sai che l'avantreno sta partecipando attivamente alla dinamica complessiva dell'auto, quindi te la rende più equilibrata nel suo complesso, ma io lo sento da passeggero, ha una cassa molto equilibrata, non si muove tanto, non è un bisturi in appoggio, è un bisturi. Non c'è nessuna latenza tra avantreno e retrotreno, cioè veramente, per renderti conto che stai guidando una station wagon, devi guardare lo specchietto retrovisore. Una station wagon che ha un passo da 280 centimetri e
la lunghezza di 4,80 m. 4,80 m. Cioè la mia X3 è 4,65 m. Il suono del motore del 6 cilindri in linea è quello tipicamente M. Ne sì. abbiamo parlato sul test drive. Dietro però cambia qualcosa rispetto alle E46 e le E92. Dalla F in poi qualcosa è cambiato. Io di solito, ragazzi, metto i microfoni lì dietro, come è successo anche in questo test drive. Però poi manca un po' di croccantezza. Io uso sempre questo termine, mi fa impazzire. Sì. Non graffia. Mi dispiace un po'. So perché, dobbiamo anche rispettare le leggi di oggi, ma un po' mi dispiace perché mi appassiona meno come il doppia frizione, che quando scalo sento quel rev match che qui c'è e non c'è. Però ecco, in termini di suono qualcosa mi manca. Tu che ne pensi? Sì, perché le macchine, le auto oggi sono un po' più ovattate. Perché? Perché non solo sono i motori turbo che sono naturalmente meno rabbiosi dei motori aspirati. E questo lo mettiamo, ce lo prendiamo e lo mettiamo da parte. Poi non ti dimenticare, Matteo, che le leggi sulle emissioni sonore, che è inquinamento sonoro, sono diventate sempre più demanding per tutti i costruttori, per chiunque faccia qualcosa all'esterno, ok? Addirittura per i cantieri. Però Ferrari suona. Ferrari suona, Porsche suona, Lamborghini suona. Sono un altro genere di prodotto. È un altro. Non ti dimenticare che questa macchina. Questo volevo chiedere. È un altro genere di prodotto. Non ti dimenticare che questa macchina è questo modello, anzi, non mi piace neanche chiamarla macchina, perché le macchine sono tante cose. Quest'auto è un modello che comunque va a riferirsi ad un preciso target di utenza. Bene. Si chiama inquinamento acustico? Certo. Okay. Tu sei un ingegnere del suono, dovresti saperlo. Infatti io soffro un po'. Lo so, soffro pure io. Io soffro un po'. Me. Sento, quando io attacco le action lì dietro, sento più l'aria che lo scarico. Storie pazzesche avrei da raccontare a proposito, quindi figurati. Bene, dai, ragazzi, comunque noi abbiamo veramente goduto, ma sul serio, nel vero senso della parola, è stato bello. Meno bello quando ha guidato lui, perché io di solito lo voglio vedere, non vedo l'ora, non l'ho visto ancora. Sto a sinistra io di solito. Però c'era quel misto di paura e adrenalina. E non vedo l'ora che Matteo si mette nel suo laboratorio con i suoi collaboratori a lavorare al montaggio, perché sto... Guarda che ormai anche tu sei un collaboratore, quindi... Certo. È inutile che ti nascondi. No, ma quando mai? Assolutamente. Dobbiamo anche trovarci un nome, sia per i nostri follower, ascoltatori, lettori... Vabbè, questo è il salottino, no? Sì, questo è il salottino, poi lo presenteremo. Poi abbiamo tante idee. Senti. Anche portare della gente improbabile. Beh, qui dentro. Quello senza dubbio. In senso positivo, improbabile. No, vabbè, comunque. No, ma l'importante è che tu hai ritrovato quella grinta del ventenne. Sì, sì, devo dire che da noi la passione c'è sempre stata. Io rispetto a, certo, sono 30 anni, 25 anni che sto nel mondo dell'automotive, la passione è sempre stata diversa rispetto, per esempio, a paesi come l'Inghilterra soprattutto, no? Perché in Italia c'è un problema, Matteo, in Italia c'è un problema fondamentale. Lo vogliamo dire? Sì. Abbiamo tempo? Beh, o lo tagli? Un minuto, perché c'è un record time limit a 30 minuti, Marco, dai! Veloce. Dimmelo. Il problema è che noi italiani siamo tifosi, non siamo appassionati. E se noi non riusciamo a comprendere che c'è una differenza abissale tra tifo e passione, non ne usciamo. Il tifo è qualcosa che ti fa vedere solo una cosa coi paraocchi, ti riempie di pregiudizi, sì. Ok? E non ti fa neanche innamorare di ciò che tifi. No? La passione è la ricerca pura verso l'origine delle cose che seguiamo. Ecco, Officina del Pilota è un luogo di passioni e non di tifo. Quindi siamo aperti a qualsiasi cosa. Però sai che anche cosa. Molti degli ascoltatori che ci sono su questo canale hanno questo stesso nostro DNA, sono sicuro. È per forza. Sono sicuro, però è bella questa cosa. Ok, grazie per le perle, ragazzi, grazie per l'ascolto, grazie per essere arrivati fino a qui. Ciao! E noi ovviamente ci vediamo nel prossimo video.
voi in cambio ci regalerete un'iscrizione. E vai, saliamo, anche perché poi vi diremo. Vi faccio anche venire a trovare su Instagram, MDM. Ve lo lascio qui sotto, ragazzi. @MDM. Che Marco c'ha bisogno di approcciare un po' di più nel mondo dei social, sì, che comincia a piacergli. Sì, molto, molto. Ma mi è sempre piaciuto. È che storie da raccontare, sono ritornate. E ne racconteremo molte qui. Ciao! Ciao ragazzi, ciao! Che fine! Iniziamo a... Senti Matteo, adesso sto alla guida. A me questo strappo ti fa godere? Eh? Sì, sì, senti, io strappa un po' il cambio. È la cosa, diciamo che una delle caratteristiche. Quando vai piano, cioè, sei appena partito. Sì, sì, lo so, oh, caccia fa. Cioè, guarda che a destra non è bello, eh. Allora, no, andiamo piano, andiamo piano.